Dalla sala stampa Raffaele Senatore nel post gara di Cavese Avellino, terminata 1-1. Partiamo prima per ospitalità con i colleghi di Avellino. Buonasera mister, Massimo Iepariro di Irpinia TV Avvilive. C'è naturalmente l'amarezza da parte sua e della sua squadra perché avete assaporato il gusto della vittoria. Cosa è mancato nella gestione di quei minuti finali? Soprattutto complimenti perché avete imbrigliato, imbavagliato l'Avellino che ha creato davvero pochi pericoli. Grazie per i complimenti che trasferirono alla squadra. Abbiamo fatto, secondo me, abbiamo gestito male per inesperienza la parte finale del recupero. Abbiamo trovato in vantaggio alla fine, la gestione, secondo me, è stata di inesperienza. Abbiamo fatto, secondo me, siamo partiti bene, poi dopo abbiamo sbagliato qualche palla in uscita e l'Avellino ha preso coraggio. Abbiamo fatto una buona fase di non possesso il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo portato delle modifiche che difendevamo a tre davanti, abbiamo alzato Vitale e abbiamo, diciamo, arginato un pochettino le loro fonti di gioco. Però abbiamo fatto una buona prestazione, secondo me. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Certo che andare in vantaggio al 90° contro una squadra come l'Avellino e pareggiarla rimane un po' di amaro in bocca, ma dobbiamo prendere quello che ho detto ai ragazzi a fine partita. Subito dopo la partita ho detto dobbiamo prendere cose positive di questa gara, che è lo spirito battagliero di questi ragazzi che se la giocano con qualsiasi squadra. Fabio Picella, RTC Quarta Rete. Mister, buonasera. Allora, innanzitutto il pareggio è sicuramente un risultato molto importante contro un avversario molto importante. Però ecco, forse ce l'avamo abituati un pochettino male. Al pari dell'Avellino, anche il Benevento e il Crotone hanno squadre importanti. Contro di loro io avevo fatto i complimenti per il fatto che andavamo a pressare molto alti. Oggi, come ha detto anche lei precedentemente, li abbiamo attesi forse un po' bassi. Era un diktat tattico dato da lei o mancava un po' di freschezza atletica nell'andarli a pressare nella tre quarti avversaria? Perché col Benevento e il Crotone siamo stati sempre molto alti. Oggi eravamo molto molto bassi. Non che abbiamo giocato male in difesa, anzi, perfetti, non abbiamo dato niente a loro. Però quando uno prova, diciamo, lo champagne. No, noi secondo me, il primo tempo abbiamo concesso a loro, soprattutto a sinistra loro con gli Otti, di venire su e di mettere la palla con un giocatore che è abbastanza strutturato come Vano, quindi ci siamo preoccupati un attimino. Il primo tempo l'abbiamo fatto poco, siamo andati poco sopra. Ripeto, i primi 15-20 minuti siamo partiti bene, abbiamo anche sviluppato bene, abbiamo giocato. Poi dopo è come se fosse stato un blackout, come se ci fossimo consegnati a loro. E quindi loro ci mettevano questa palla lunga e lì siamo andati a livello non di paura, ma cercavamo di contrapporci a questa giocata che loro, avendo un giocatore molto strutturato, e quindi abbiamo avuto. Secondo tempo, secondo me, siamo andati alti di nuovo e abbiamo fatto una buona prestazione. Sì. La cosa, secondo me, positiva che bisogna andare a sottolineare è che questa squadra a un certo punto abbiamo 8 difensori, ci siamo messi 4-3-3, abbiamo giocato con 3 attaccanti, quindi questo tipo di mentalità è quello che voglio da questa squadra. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera qua e cercare di essere un po' più alti perché di portare pressione alta, però vi assicuro che giocare contro una squadra come l'Avellino, che sono dei buoni palleggiatori, non è sempre semplice perché anche quel che abbiamo preso. Io ci sono rimasto malissimo perché ci avevamo fatto la bocca nella vittoria, no? Però dobbiamo dare anche i meriti all'attaccante loro che ha fatto un grande movimento alle spalle, si è defilato bene e è stato messo una grande palla, se non mi sbaglio, da ausilio. Quindi anche i meriti agli avversari vanno riconosciuti. Liguori, Sport e Materia. Buonasera mister, complimenti per il punto. A me questo punto mi dà un po' l'amaro in bocca come la partita di Benevento. Qui come lì c'è stata quasi l'impressione che per delle deficienze proprio di tipo organico, non di una valutazione sbagliata della partita o un assetto tecnico, ma forse proprio per la mancanza di qualcosa che non c'è in questa rosa per poter vincere queste partite. Lei la vede così e se le sta bene, ovviamente questa rosa sta bene a tutti purché porti alla salvezza, però nel futuro del migliorare un qualcosa che già è buono per come lo è presentato fino adesso, forse queste due partite non si sono vinte perché è mancato qualcosa nell'organico. Ma io sono contento di questa rosa perché secondo me il direttore ha fatto una buonissima squadra.
è normale che sta a me a cercare di migliorare questa qualità di questi ragazzi, tirar fuori. Oggi abbiamo finito con Vigliotti 2005, Maranzino 2004, abbiamo giocato con tanti giovani e chi è subentrato è subentrato anche con le giuste motivazioni, quindi questo è il lavoro settimanale che questi ragazzi si stanno applicando e stanno svolgendo quello che noi proponiamo. È normale che quando affronti una squadra come l'Avellino c'è bisogno anche un po' di esperienza, e se i giovani oggi sbagliano è frutto di inesperienza e gli errori ti porteranno a migliorare. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto qua, perché se noi andiamo ad analizzare il gol che abbiamo preso è scaturito da una palla che Fella era andato in avanti, ha perso palla, stremato perché Fella ha fatto una grande partita, ha corso tantissimo, perso palla lì e da lì è scaturito il gol che poi abbiamo preso il pareggio. La mano in bocca c'è, ragazzi. Io sono dispiaciuto per i ragazzi, perciò io ho detto, ho fatto i complimenti, ho detto di continuare a lavorare come stiamo facendo. Magari questa partita qua veramente l'abbiamo persa, oggi l'abbiamo pareggiata. Il rammarico è perché abbiamo fatto gol al 90esimo. Però se devo andare a analizzare oggi la mia squadra che lotta per la salvezza, l'Avellino che è una squadra che costa 4 volte più di noi, ma non per fare budget, proprio per struttura, non ci ha mai tirato in porta. Quindi forse il portiere lo ha fatto una grande parata su Cittadella. Questo mi fa ben sperare e sono contento che i ragazzi hanno capito lo spirito e hanno questo spirito bello. Secondo tempo sono soddisfatto perché abbiamo giocato con grande personalità, con grande piglio, siamo andati alti perché abbiamo spostato in fase di non possesso, abbiamo alzato Vitale, quindi ci siamo messi a difendere a 4-3-4-3 e poi dopo, quando secondo me a 20 minuti alla fine, 10 minuti alla fine, avevo in mente di cambiare, di mettermi ai, con 3 attaccanti davanti, è un segnale di come domenica scorsa a Giuliano, che dopo 25 minuti ci siamo messi 4-2-4, oggi abbiamo fatto, i ragazzi hanno risposto bene. Savarese e la città. Buonasera mister, complimenti anche a Maranzino perché appena entrato ha fatto subito gol. Chi meritava di vincere stasera? O è giusto il pareggio da quello che è il suo pensiero? Meritavamo noi di vincere. Noi meritavamo di vincere perché abbiamo fatto gol al 90esimo, una squadra che per struttura di squadra ha lottato, ha combattuto, ha fatto lavorare sporco l'Avellino. Abbiamo concesso poco anche a giocatori attaccanti come Rendan e come Vano, che sono ragazzi importanti per questa categoria. I cambi dell'Avellino sono cambi importanti, è entrato Russo, è entrato Gori. Noi siamo entrati i ragazzini non hanno avuto un minimo di soggezione, sono giocati, e quindi come premio avrei valorizzato la vittoria della Cavese. Ecco, futuro, noi torneremo in campo già sabato, poi ci sono 3 partite in 8 giorni, Monopoli avrà un giorno in più di riposo rispetto a noi, magari lei potrà dirci anche qualcosa in più su come stanno i giocatori che sono usciti, come si prepara questo trittico di partite che ci interesserà da vicino. Con l'entusiasmo, con grande entusiasmo, i ragazzi sanno, io ho dato mezza giornata di riposo domani, quindi perché se la sono meritati, quindi cioè, rientreremo sicuramente martedì mattina con l'entusiasmo giusto di affrontare questa partita contro il Monopoli, una partita delicata come tutte le partite in questo campionato qua, con l'obiettivo che noi abbiamo ben in testa e dobbiamo lottare per arrivare a questo obiettivo. I giocatori che sono usciti, è uscito Saio per un problema al polpaccio, ha preso una botta al polpaccio, un calcio al polpaccio e non riusciva più a correre, però penso in linea di massima è una botta. D'Amico, tutto Cavese. Salve mister, buonasera. Diciamo che forse il pensiero un po' di tutti che questo pareggio sta di beffa, proprio perché è arrivato al 95esimo dopo che personalmente la Cavese ha fatto un'ottima partita, attendista nel primo tempo, ma nel secondo tempo è salita in cattedra, anche perché chi aveva tutto da perdere non eravamo noi, ma era l'Avellino. Tralasciando questo, dopo queste 4 partite, diciamo che a bocce ferme, diciamo, gli addetti ai lavori non avrebbero dato possibilità alla Cavese, però la Cavese con 4 squadre, considerando anche il Giuliano,
con un budget superiore e con obiettivi superiori alla Cavese, ha dato filo da torcere, e credo che questa Cavese, chi ben comincia a metà dell'opera, c'è solo da lavorare. Io sono contento che c'è questo queste disamine delle partite, perché se devo dire la verità io sono molto contento di questo cammino che stiamo facendo. Uno, perché avevamo 26 giocatori nuovi. Se andiamo a vedere, non per guardare in casa di altri, il campo basso ha cambiato giocatori come noi, sta avendo difficoltà. L'Altamura, 0 punti. Il fatto che questa squadra si sia amalgamata in maniera così celere, ha ricreato un ambiente così euforico e così qui a cava, che da adrenalina pura, sono molto soddisfatto. Abbiamo affrontato, secondo me, 4 squadre, tutte e 4 di un certo livello, perché noi di base non dobbiamo dimenticare che il nostro cammino è fare il minutaggio e salvarci. Abbiamo affrontato squadre, su 4 squadre, 3 che lottano per vincere il campionato. Il Giuliano l'anno scorso ha fatto i playoff, ci siamo giocati con tutti. C'è un rammarico oggi che abbiamo perso 2 punti perché potevamo vincerla, e la sconfitta, secondo me, di Benevento, che magari ci poteva stare un pareggio. Io sono convinto e sono certo, e metto una firma, che anche a Giuliano noi meritavamo noi di vincere, al di là del disami che fa l'allenatore loro. Se poi esce nei top, il portiere loro, che cosa manca a questa squadra? L'esperienza e l'inesperienza, che noi purtroppo giocando, valorizzando i giovani, facendoli crescere, sbagliano. Oggi abbiamo potuto commettere delle ingenuità, perché una partita che al 90° facciamo gol, deve morire la partita. Lì è una questione di inesperienza che abbiamo pagato, e sicuramente ci renderà forti per la prossima partita. È il nostro cammino questo qua. Se siamo tutti compatti, come lo stiamo in questo momento, nessuno si aspettava che dopo 4 partite con 3 squadre, 4 squadre superiori, al di là del budget, 3 squadre che vogliono vincere il campionato. E squadre con esperienza. Con esperienza, che non fanno minutaggio, quindi sono tutti giocatori importanti, perché se andiamo a vedere i giocatori dell'Avellino di oggi, non ci mancava Paterno, ma c'era Gori, ci stava Russo, ci stava Rendani, che costano, giocatori importanti. Noi ce la siamo andati a giocare a viso aperto, con la nostra strategia di far giocare male loro e di poter ripartire come sappiamo fare. Nel secondo tempo, secondo me, una squadra in campo è stata la nostra, che ci siamo messi in fase difensiva quando difendevamo a 3 davanti, e poi a un certo punto abbiamo avuto pure il coraggio di metterci 4-3-3. Quindi io penso che questo è il nostro percorso, lo dobbiamo continuare a fare, non dobbiamo perdere questo entusiasmo, e sono sicuro che faremo bene. Ecco, mister, in base proprio a quello che è stata la partita, volevo chiederle: come mai c'è stata questa differenza di aggressività tra la partita col Crotone e la partita di oggi? A mio modo di vedere, forse per l'imprevedibilità di D'Ausilio. E poi ha appena parlato di 4 squadre che comunque hanno budget diverso dalla Cavese. Sabato comunque verrà una squadra che grosso modo l'anno scorso ha sofferto per salvarsi. Non bisogna fare l'errore di essere già arrivati. È un'ottima squadra il Monopoli. Il Monopoli è un'ottima, sì, squadra. Non è una squadra che... Però non bisogna fare l'errore, e concludo la domanda, di abbassare la guardia, di dire no, non siamo arrivati, dobbiamo ancora continuare ad andare avanti. No, noi ci siamo, ci sono anche gli avversari. Allora, ci sono avversari che hanno delle qualità, e dove noi ci siamo preoccupati oggi di non dare la possibilità a loro di giocare questa palla lunga, no? Ma dovevamo andare in protezione. C'è stato 20 minuti alla fine del primo tempo che ci siamo allungati, perché siamo andati con gli attaccanti alti, loro ci mettevano la palla su e c'era uno spazio alle spalle, perché ci preoccupavamo di questo Vano e di questo Rendan che ci giocava sotto. Poi loro hanno due giocatori, Liotti e D'Ausilio, che hanno una qualità incredibile e sono giocatori top di questa categoria, e secondo me i nostri due giocatori, Rizzo e Maffei, hanno fatto una grande partita. E ci stanno anche avversari, a volte magari abbiamo quel piglio per andarli a prendere su. Ripeto, siamo partiti pure bene noi, abbiamo fatto anche delle buone giocate. Nel momento in cui abbiamo perso delle certezze in alcune palle in uscita, è normale che ci sia anche l'avversario, quindi magari dobbiamo essere bravi a contrapporci in quel momento là, di non attaccare, di abbassarci ai 70 metri e di aspettarli.
Chiudiamo con Luca Vitale, Cavese Supporters. Mister, 5 punti in 4 gare, secondo me potevano essere anche 7, almeno 7 per quello che poi è stato il responso del rettangolo verde. Quello che penso e le volevo chiedere, come si fa a modificare un assetto della Cavese che a mio avviso crea tanto, però raccoglie sempre poco, cioè raccoglie di meno in rispetto a ciò che crea in ogni partita, perché credo che almeno 3-4 palle gol nitide nelle partite viste finora l'abbiamo sempre creato. Dobbiamo essere più cinici. Dobbiamo essere più cinici nella fase conclusiva. Ma io sono convinto che gli attaccanti che abbiamo, i centrocampisti che abbiamo, arriveranno anche a essere più concreti. Fanno un grande lavoro sia gli attaccanti che i centrocampisti. Bisogna essere bravi a cercare di concretizzare, che anche oggi abbiamo avuto delle buone situazioni per poter andare a far gol, non ci siamo riusciti, ma sono sicuro che questo lavoro che stiamo facendo con la loro applicazione dobbiamo crescere sotto questo aspetto qua, e verranno pure momenti dove riusciremo a concludere in maniera più dignitosa e più efficiente. Un'altra domanda, mister, riguardo il proseguo del campionato. Abbiamo affrontato, l'ha detto lei, squadre finora comunque dal profilo altro, squadre che comunque combattono per i vertici della classifica. Premesso che tutte le partite sono impegnative e tutte le partite sono difficili, il trittico che parlavano prima i colleghi ci aspetta adesso può permettere alla Cavese di macinare qualche punto in più, di giocare in maniera un po' più agevole, casomai, come diceva lei, di concludere forse... Voi mi conoscete dall'anno scorso, io vivo partita per partita, per me già la partita di domenica e di sabato è una partita difficile, perché affrontiamo una squadra che si è rinforzata, ha dei buoni giocatori, dobbiamo prepararci al meglio e viverla in maniera serena, e dobbiamo cercare di far punti, perché in casa nostra dobbiamo cercare di far punti. Grazie mister di Napoli.